Siamo alla nostra rubrica sulla sicurezza sui luoghi di lavoro che ci accompagnerà per tutta la settimana. Oggi affrontiamo il problema dell'amianto a Crotone, eredità pesante della Pertusola, un tempo la più grande industria chimica del sud Italia. Il servizio di Ugo Rendacci. Era il 1928, Crotone vedeva nascere la Pertusola Sud, 4 anni di lavoro e poi uno dei due poli nazionali di zinco diventava operativo. La fabbrica era il tesoro di 800 tra operai e tecnici con le tute blu. Questa parte di regione cresce economicamente fino alla chiusura delle fabbriche il 1999. 10 anni dopo arriva Fabbricando l'Avvenire, un'associazione di ex tecnici che recuperano dati e documenti e pubblicano il libro bianco sulla amianto a Crotone. Venivano utilizzate 5 quintali al giorno di fibrette d'amianto come coibentazione alle bocche del forno fosforo. Questo vuol dire che poi diventavano residui. Le diventavano residui e mancano che dovevano essere smaltiti e mancano appunto l'appello. Il grande punto interrogativo 11.000. che mancano, secondo i nostri calcoli, i calcoli di persone come esperte nel settore, mancano almeno 11.000 tonnellate di fibrette d'amianto, di fibra d'amianto, di scoria d'amianto. La magistratura fa il suo lavoro e i veleni di Crotone entrano nelle aule giudiziarie con gli ex operai parte civile. Nel tribunale di Crotone si sta celebrando un processo come quello di Taranto e di Torino per omicidio plurimo colposo aggravato dalla colpa cosciente e disastro ambientale proprio sull'amianto, sui morti di mesotelioma pleurico. Crotone negli anni conta varie indagini sulla mortalità in funzione della vicinanza ad un sito industriale, ma l'ultimo rapporto ignora il capoluogo. Nell'ultimo rapporto Sentieri, l'ultimo, questo che è stato presentato dal ministro Lorenzin nel mese di aprile, non vede Crotone, cioè anzi non vede la Calabria, perché parte dalla Lombardia, arriva in Puglia, salta e arriva in Sicilia, perché la Calabria non è servita e Crotone in maniera particolare non è servita dal registro dei tumori e non ha l'accreditamento all'AIRTUM. Oggi Pertusola perde le sue vecchie strutture, i lavori in superficie vanno avanti e l'associazione lancia un appello per far diventare la bonifica un'opportunità. Non siamo come Taranto che tu devi chiudere le fabbriche per fare la bonifica, le fabbriche sono chiuse dal 1999, si può mettere finalmente può partire da Crotone un grande laboratorio per un rilancio dell'occupazione nuova, ecologicamente sostenibile e con i nuovi processi produttivi che possa essere punto di riferimento per l'intera Italia meridionale. Intanto si elabora una nuova strategia, una raccolta di dati tra i cittadini. Andremo quartiere per quartiere, casa per casa, abitazione per abitazione a raccogliere questo dato, quanti sono le persone in una famiglia che si sono ammalate o che sono morte con patologie oncologiche e dove soprattutto in quale area della città abitavano. Via il lavoro e la crescita, resta il conto salato da pagare, nessuna riconversione, tonnellate di materiale da bonificare e l'attesa di un controllo sanitario capillare che spieghi perché è morto chi ha lavorato in fabbrica o chi semplicemente lavava una tuta blu.